Buongiorno a tutti, sono il dottor De Motoli del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'azienda USL di Ferrara. Vi parlerò del ruolo del sale nell'alimentazione e dei vantaggi e degli svantaggi derivanti da un suo utilizzo sia in eccesso che in difetto. Vi parlerò inoltre di tutte le iniziative ad oggi esistenti, sia a livello nazionale che regionale e locale, rivolte a consumatori, panificatori e ai ristoratori, riguardo appunto l'utilizzo del sale. Quello che comunemente chiamiamo sale da cucina è identificato dal punto di vista chimico come cloruro di sodio, che è un solido cristallino incolore dotato di un sapore caratteristico. Il nostro organismo, ai fini del mantenimento dell'equilibrio idroelettrolitico, ad un aumento delle quantità di sale introdotto risponde trattenendo maggiori quantitativi di acqua e viceversa. Questo ovviamente comporta delle ripercussioni a livello fisiologico, che vedremo nei passaggi seguenti. Un eccesso di sale può provocare diversi danni nel nostro organismo. Una delle patologie strettamente connessa a un'eccessiva assunzione di sale con la dieta è l'ipertensione. Questa, se complicata, può dare luogo ad una serie di altre problematiche a livello cerebrale, come l'ictus, a livello dell'occhio, con retinopatia ipertensiva, a livello cardiaco, con sviluppo di infarto miocardico, a livello renale, con l'instaurarsi di una nefropatia di tipo ipertensivo che può sfociare in un'insufficienza renale cronica. E poi ovviamente sempre a livello dei vasi arteriosi, con un danno vascolare di tipo aterosclerotico. Ad oggi conosciamo diverse tipologie di sale. Tra queste abbiamo il sale marino, che può essere sia in forma grezza che raffinata, il sale salgemma, il sale iodato e il sale iposodico. Il sale marino è naturalmente dotato di iodio, però con i processi di trasformazione purtroppo perde questa componente e quindi di fatto viene venduto un sale che è impoverito. Il sale iodato è molto importante per il nostro organismo per il corretto funzionamento della tiroide, di cui adesso parleremo. Il sale iposodico è uno dei sali più prescritti dai medici per i soggetti che soffrono di ipertensione, che non riescono a ridurre il consumo di sale con la dieta. Con la legge del 21 marzo del 2005, praticamente sono state disposte delle forme di prevenzione per il gozo endemico e patologie legate alla carenza di iodio. In particolare, rendendo disponibili in tutti i punti vendita il sale iodato, obbligando a vendere sale non iodato solo su specifica richiesta del consumatore, utilizzando sale arricchito di iodio nella ristorazione collettiva e permettendo l'utilizzo nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari, appunto, del sale iodato. La fonte principale di iodio per il nostro organismo è rappresentata ovviamente dagli alimenti, all'interno dei quali il contenuto di iodio però è variabile. In particolare nei vegetali la presenza di iodio dipende dal terreno in cui vengono coltivati, invece quando parliamo di alimenti di origine animale dipende appunto dallo iodio che viene assunto dagli animali stessi con l'alimentazione. In linea generale gli alimenti più ricchi di questa sostanza sono i pesci e i crostacei. Anche le uova, latte e carne contengono quantità importanti di iodio, mentre quantità minori le ritroviamo sia nei vegetali che nella frutta. È importante però sottolineare come la quantità media che noi assumiamo normalmente con la dieta di iodio risulti insufficiente per soddisfare il fabbisogno giornaliero della popolazione. Le conseguenze della carenza di iodio si manifestano prevalentemente a livello tiroideo. In particolare, ciò che si instaura è un quadro di ipotiroidismo, che si manifesta con lo sviluppo di gozzo, cioè un ingrossamento della tiroide, ma anche di un gozzo di tipo nodulare, quando a questo si associa lo sviluppo di noduli.
Si tratta di problematiche che possono arrivare a causare gravi problemi di tipo respiratorio e di deglutizione, tali da richiedere un intervento chirurgico. Lo iodio però è molto importante, ad esempio per le donne gravide e in allattamento, perché è fondamentale per lo sviluppo corretto del sistema nervoso centrale e periferico nei neonati. Una carenza appunto di iodio può comportare lo sviluppo di problematiche come il mutismo, il sordomutismo, la schizofrenia, addirittura il cretinismo. L'apporto di sale con la dieta è per il 36% di tipo discrezionale, cioè sotto il controllo del consumatore. Si parla di sale aggiunto nell'acqua di cottura, aggiunto ad esempio ai cibi pronti e anche in altre forme. Per poco più del 50% è sale nascosto, cioè è aggiunto nei processi di trasformazione. Per il restante 10% invece si tratta di sale naturalmente presente negli alimenti. Basta solo quest'ultima quota a coprire le necessità dell'organismo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, afferma che il consumo di sale deve essere inferiore ai 5 grammi al giorno, che sono più o meno il quantitativo contenuto in un cucchiaino da tè, quindi circa 2 grammi di sodio. Quella che vediamo in figura è la cosiddetta piramide del sale, elaborata dalla Società Italiana di Nutrizione Umana. E che presenta al vertice ovviamente il sale da cucina e la salsa di soia, ad esempio, oggi molto utilizzata per via della diffusione di appunto della cucina orientale nelle nostre tavole. A seguire troviamo gli insaccati, i formaggi particolarmente stagionati. Alla base invece troviamo ovviamente la frutta e la verdura. Esistono diverse fonti nascoste di sale. L'esempio più eclatante è quello della pizza margherita, nella quale, in una porzione sono contenuti circa 6 grammi di sale. Altri alimenti ricchi di sale sono rappresentati, ad esempio, dai salumi, come il prosciutto crudo e il salame, da non trascurare anche i quantitativi presenti ad esempio nei biscotti, nei cornetti, nelle merendine. È importante inoltre fare attenzione all'etichetta. Un prodotto viene considerato ad alto contenuto di sodio nel momento in cui le quantità superano gli 0,4-0,5 grammi su 100 grammi. Viene invece considerato un prodotto a basso contenuto di sodio quando quest'ultimo è inferiore a 0,12 grammi su 100 grammi di prodotto. Ma quali sono i progetti che nel corso degli anni sono stati sviluppati al fine di sensibilizzare la popolazione a consumare meno sale con la dieta? Ogni anno si tiene ad esempio la Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di sale, che viene organizzata nel mese di marzo e consiste in una serie di iniziative volte appunto a sensibilizzare la popolazione. In Italia nel 2009 nasce a livello nazionale un progetto che si realizza nella regione Emilia-Romagna a partire dal 2013 nell'ambito di un accordo tra la regione stessa e le associazioni dei panificatori emiliano-romagnoli. Il progetto prende il nome di Pane Meno Sale e consiste nella produzione di pane con un contenuto massimo di sale pari all'1,7% del peso della farina. I panificatori aderenti all'iniziativa vengono riconosciuti perché espongono nel proprio negozio le vetrofanie con logo e slogan dell'apposita campagna. La stessa lista di panificatori che hanno deciso di aderire all'iniziativa è tranquillamente consultabile sul sito di Alimenti e Salute. È importante questo progetto in quanto il risultato ottenuto poi mostra come la differenza di sale tra pane senza sale e pane normalmente prodotto non si percepisce, in quanto il sapore non cambia. Ma perché il sale viene utilizzato nella panificazione? Non solo per una questione di gusto, ma anche perché agisce a livello proteico.
e quindi sulla formazione del glutine, migliorando stabilità e resistenza dell'impasto. Ritarda la lievitazione e di conseguenza permette di formare più maltosio, incrementando la colorazione della crosta. Infine svolge un effetto antibatterico sull'impasto. Sulla base di questo è importante fare delle considerazioni. Poiché il sale ritarda la lievitazione e di fatto la inibisce in parte, un eccesso di sale appunto richiede di conseguenza l'aumento del lievito. Al contrario, sfruttando semplicemente la leggera acidità che è indotta dalla fermentazione del lievito naturale, si tenderebbe ad aumentare la percezione del gusto salato nell'impasto. Di conseguenza è possibile di fatto mettere meno sale senza andare ad alterare il gusto del composto. Il progetto GINS, che significa Gruppi in Salute, è contenuto all'interno del Piano Regionale di Prevenzione della Regione Emilia-Romagna e fornisce le linee guida per gli operatori della ristorazione. Uno degli obiettivi di questo progetto è la preparazione di piatti salutari e tra i requisiti troviamo ad esempio l'utilizzo con moderazione del sale e nel momento in cui lo si utilizza è preferibile usare quello iodato, oltre che privilegiare l'uso di erbe aromatiche per insaporire i piatti, fornire un pane comune al cliente a ridotto contenuto di sale, meglio se questo pane è integrale. E allo stesso tempo nella preparazione di piatti, insalate, panini e simili, privilegiare l'utilizzo di un solo ingrediente per volta, ad esempio un salume oppure un formaggio, accompagnato da verdure, evitando l'aggiunta di salse ad alto contenuto di grassi, come ad esempio la maionese. Chiudiamo quindi con dei consigli che possono essere utili per tutta la popolazione. Innanzitutto è importante ribadire come il consumo raccomandato di sale sia inferiore ai 5 grammi al giorno, mentre attualmente il consumo medio giornaliero si attesta sui 9-12 grammi, quindi circa il doppio. Quindi in che modo possiamo ridurre il consumo di sale? Innanzitutto sapendo dove si trova. Più della metà è contenuto in prodotti trasformati, sia artigianali che industriali. Buona parte lo aggiungiamo noi durante la cottura oppure a tavola, mentre poco sale è invece contenuto negli alimenti freschi. Quindi come possiamo fare? Scegliendo appunto alimenti freschi e non trasformati, leggendo con attenzione l'etichetta e quindi preferendo prodotti a minor contenuto di sale. Preferendo ad esempio il pane sciapo, limitando il consumo di snack, eliminando la saliera da tavola e utilizzando sempre meno sale, per, le cotture, di cibi. Utilizzando al posto del sale dei sostituti, come ad esempio le spezie, che possono insaporire lo stesso un piatto, senza appunto utilizzare il sale. Grazie a tutti per l'attenzione.